Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul canale. Finalmente oggi riesco a girare il video sui prodotti per quanto riguarda la cura della casa e come al solito sono sommerso dalla monnezza, ho un sacco di prodotti da farvi vedere, mi devo sbrigare perché poi devo andare a buttare tutto nella plastica e nella carta. Come d'abitudine, ogni volta che inizio il video iniziano rumori, bimbi minchia qui fuori che strillano, rumori assurdi tipo muratori, terremoti e quant'altro. Iniziamo subito senza perderci in chiacchiere. Allora, ho terminato questo qui che è il Lenor in polvere, vedete, è finito, e mi ha sporcato tutta la busta con i prodotti terminati perché è rimasta un po' di polvere che si è sparsa dappertutto, quindi ve lo faccio vedere adesso. Allora, mi è piaciuto tantissimo, ho pagato intorno ai 4 euro, sono 19 lavaggi, ce ne ho fatti più o meno, sì, dai, 21-22. L'ho utilizzato soprattutto per i capi bianchi e i capi colorati resistenti, tipo accappatoi, asciugamani colorati. Questo contiene sia enzimi che vanno ad attaccare lo sporco, anche a basse temperature, sia sbiancanti ottici, quindi rende i bianchi più luminosi, più brillanti, proprio perché contiene dei sbiancanti ottici. Mi è piaciuto, mi sembra di averne un'altra confezione o forse due, non mi ricordo, ma comunque non credo che in Italia si può trovare. Io l'ho preso in Germania, mi è piaciuto tantissimo e profuma un sacco, non serve neanche l'ammorbidente. Poi, terminato questo ace detersivo, 18 lavaggi ce ne ho fatti meno. Questo è un 990 ml, perché un litro dopo, capito, pareva cifra para, pareva brutto. Buono, mi è piaciuto. Buonissimo il profumo e si sente anche, non c'è bisogno neanche di usare l'ammorbidente perché il profumo persiste molto sui capi anche quando sono asciutti. Mi piace, ci ho lavato i colorati delicati e non ha gli sbiancanti ottici questo qui, quindi fa sì che i colori dei capi durino inalterati nel tempo. Mi piace, sì, pagato intorno ai 2 euro mi sembra da Maurice o forse giù di lì. Comunque sì, ve lo consiglio, mi piace, mi sono trovato bene. Poi una garanzia preso da Risparmio Casa è questo qui, 4 litri preso a 2,19 euro, se non mi sbaglio, una cosa del genere. E questo qui era quello celeste, sì. Freschezza oceanica, sì. Buono, il profumo non è che persiste tanto sui capi, però lava benissimo. Mi piace, una garanzia. Quando non so dove sbattere la testa, io prendo questo qui. Mi sono trovato benissimo. Insomma, quando vedete che riacquisto e ripropongo detersivi, diciamo, nell'arco del tempo, vuol dire che mi trovo bene. Costa una cavolata, fa il suo dovere, lava bene, non è aggressivo, protegge i colori, quindi sì, ve lo consiglio. Poi sono stato da Ipersoft per la prima volta in vita mia, che adesso si chiama Più Me. Ero andato a fare dei clienti all'Eur e ho intravisto diciamo il negozio, mi sono fiondato dentro. Allora, questo è un detersivo sempre per lavatrice, è 1 litro. Mi è piaciuto anche se non è troppo forte. Nel senso che lava, ma quando incontra una macchia un po' più ostinata, non gliela fa. In quel caso devo andare ad agire o a pretrattare o comunque a, non lo so, a metterci un altro additivo perché questo da solo non gliela fa. Buono il profumo, ma non si sente tanto sui capi. Non l'ho pagato tantissimo. Diciamo che da 1 a 10 gli darei un 5 e mezzo, va dai, proprio perché mi sento buono. Poi una certezza della mia vita è questo qui, il Dexal, preso da Eurospin, è 1,5 litri, pagato intorno a 1,52 euro, non mi ricordo. Questo è buonissimo, il profumo sa di Marsiglia, buonissimo, ma è buono anche proprio come detersivo perché lava, ci ho lavato i bianchi, i colorati. E rispetto ai colori è anche indicato, vedete, per la lana, per i capi delicati, anche per la lana, per la ciniglia, insomma, per tutti quei, che ne so, quei cardigan di metà stagione oppure anche invernali, quei tessuti che devono rimanere morbidi, questo è indicato. Quindi li lava e li nutre, ha all'interno un ingrediente che va a nutrire le fibre lasciandole più morbide, quindi straconsigliato. Poi, senza infamia e senza lode, questo General, sempre per colorati. Questo qui è un 2 litri e l'ho preso sempre da Risparmio Casa o da Maurice, adesso non ricordo, ma
Allora, il profumo è buonissimo. È cambiato qualcosa in questi detersivi? Perché questo mi sembra fosse della Henkel, adesso è della Sutter. O era della Sutter, adesso è della Henkel, non mi ricordo bene. Comunque sì, buono, però niente di eccezionale, ecco. Tra tutti questi, i miei preferiti sono sempre questo qui di Risparmio Casa. Infatti oggi ho preso un altro prodotto a Risparmio Casa, ve lo farò vedere, e questo qui di Dexal. Poi ho terminato questo prodotto per capi scuri con olio di patchouli, il sole. Mi è piaciuto, sì, questo anche rispetto ai capi. Buonissimo il profumo, pagato 2 euro giù di lì, non mi ricordo. Sì, buono, però non è che mi sono strappato i capelli, ecco, buono, sì. E terminato sempre per i capi scuri anche questo qui, che non è indicato solo per i capi neri, ma è indicato per tutti quei capi, insomma, con il colore forte, e questi detersivi tendono a preservare il colore nel tempo. Buono anche questo qui, sono 1,750 litri, però tra i due preferisco il sole, anche perché questo ha un profumo un po' così. Sa di profumo di detersivo economico, ecco, niente di che. Poi ho terminato queste ecodosi di Ariel. Erano tre ecodosi e le ho prese nella sezione mini size a Monaco, o al DM o ad Arosman, non mi ricordo, forse al DM. E mi sono trovato benissimo con queste ecodosi. Queste sono, diciamo, indicate per chi magari va in vacanza oppure per portarsi dietro poco peso. Qui dentro ce ne erano tre, sono buone, mi piacciono, sapete cosa ne penso, le ricompro spesso. E ho preso anche altre monodosi di non so se di Ariel o di Dixan, non mi ricordo. Comunque, quando le finirò ve le farò vedere, mi sono piaciute tantissimo perché lavano, profumano e preservano i colori. Poi, ammorbidenti, io adoro gli ammorbidenti, proprio li amo. Allora, questo qui è una certezza per me, ormai più senza. 54 lavaggi, il Mon Amour, questo è stato fantastico. Si sente proprio a oltranza, proprio nei giorni rimane il profumo, ammorbidisce i capi, mi piace tantissimo. Questo è 1,350 litri e ci fate, perché comunque non ne dovete mettere tanto. Se abbondate con questo qui, i capi cioè profumano per altri 4 anni. Comunque buonissimo, ve lo consiglio. Come vi consiglio questo coccolino Intense Care preso da Esselunga, scusate, ma la confezione è sporchissima. Vedete tutta polvere che mi è andata in giro nella busta. Questo qui mi piace. Dicevo, preso da Esselunga intorno ai 2 euro e qualcosa. Mamma mia, questo profuma di frutti rossi. C'ha un profumo sto coso pure che rimane nei capi a lunghissimo. Mamma mia, che cos'è? Questo se lo ritrovo, sicuramente lo ritrovo, lo riprendo. Aspetto che lo mettono in offerta e lo riprendo perché oltre a profumare un sacco, ha anche una quota importante di tensioattivi cationici, che sono quelli che è l'ingrediente che toglie l'elettricità statica ai tessuti e li rende più morbidi. Mi è piaciuto tantissimo, forse ancora di più del Mon Amour. Poi un'altra certezza è questo qui, Ayurveda dei Tesori d'Oriente, buonissimo, mi piace perché ha un profumo fresco, freschissimo, quasi agrumato e rimane sui panni a lungo, ma tra tutti quello che rimane di più è questo qui, veramente buonissimo. Mi è piaciuto, io quando li trovo a 1,19 € li prendo sempre e non me li faccio mai scappare, soprattutto questo, quello al muschio bianco e quello all'olio d'argan e fiori d'arancio. Poi terminato un altro Lenor Capri, mi è piaciuto tantissimo. Questo è un 925 ml, perché pure qua 1 litro, capito, dopo pareva brutto, fa Contoparo, che fai Contoparo, no? Buono, buono sì, anche questo rimane sui capi, anche questo ammorbidisce, ma preferisco sempre il coccolino. E poi non lo prendevo da tanto, ma per me è una certezza, non me casca. È questo ammorbidente di Feccia Azzurra classico 2 litri, buono il profumo, buonissimo. Sapete il profumo di Feccia Azzurra? È un talcato verde buono, ma ho notato che hanno sia alleggerito la texture, quindi prima era molto più denso, adesso è molto più liquido e il profumo non persiste tanto quanto persisteva 3 o 4 anni fa. Il mio preferito è questo e quello con il tappo fucsia che si chiamava
Elegance, romantic, una cosa del genere. Comunque buono anche questo, sì. Poi additivi per lavatrice, come al solito candeggina utilizzata per il prelavaggio dei bianchi e per disinfettare un po' in toto la casa, quindi il WC, il bidet nelle pulizie un po' più profonde. Mi è piaciuta, sì, una candeggina classica pagata intorno ai 2 euro, forse meno, non mi ricordo. Poi smacchiatore omino bianco, pure questo è zozzissimo. Smacchia facile, sì, mi è piaciuto. Questo va applicato sulla singola macchia per preadattare. Sì, magari spazzola un pochino la macchia e si ficca in lavatrice. E devo dire che sì, fa quello che deve fare, smacchia senza aggredire i colori. Mi è piaciuto, sicuramente lo ricomprerò. Adesso sto usando quello di Eurospin Spray, che mi piace come prodotto. Però vedo che sono 2 o 3 volte che lo compro e mi si inceppa lo spray. Allora, siccome ogni volta devi, svita, metti, è mezzo prodotto lo spreco, penso che, non lo so, o cambiano io lo spray, il pack, oppure non lo ricomprerò più. Un'altra certezza, sapete, Ace Gentile, la candeggina delicata, che funziona a base di ossigeno. Quindi va a sterilizzare perché contiene ossigeno attivo e va proprio a friggere praticamente i batteri, i virus e quant'altro. Ha un buonissimo profumo. Io ho paura qua che mi casca tutto sul tappeto. Buono il profumo, sì, ma io preferisco sempre quella di Risparmio Casa, il muschio bianco che sto utilizzando adesso. Poi, terminato come al solito, questi panni catturacolore presi al Mauris 30 più 4, li compro sempre perché sono economici ma funzionano benissimo. Quelli della Grey sono arrivati a dei prezzi allucinanti, li ho visto tipo a 6-7 euro, cioè, ma anche no, a sto punto mi conviene fare 2 lavatrici piuttosto che mischia tutto con i panni, perché voglio dire, no? E questi sono buoni, li prendo sempre quando stanno in offerta 1,20 o 1,99, adesso non mi ricordo, mi piacciono. E poi ho terminato questo sapone alga che ne avevo sentito parlare benissimo. L'ho utilizzato sia è quello praticamente giallo, tipo che sembra tipo in gel trasparente. L'ho utilizzato sia sui capi, diciamo, per togliere le macchie come pretrattante, sia a tocchetti nella lavatrice, ma anche con i lavaggi da un'ora i tocchetti del sapone non si scioglievano, quindi no, assolutamente no. Può essere un prodotto vegano, ecologico, quello che vi pare, ma io mi sono trovato male. Se io poi devo mettere 14 lavatrici per sciacquare 4 pezzi di sapone, io non lo ricompro più. Anche perché, voglio dire, non c'ha proprio niente d'eccezionale, secondo me, poi magari, ovviamente i gusti sono gusti e quindi magari a un'altra persona può piacere, io non ci trovo niente d'eccezionale, assolutamente.